Benvenuti di nuovo in questo nuovissimo video. Nel precedente episodio abbiamo visto la struttura base dell'HTML e oggi faremo un piccolo passo avanti. Ci metteremo a vedere i tag più comuni, ovviamente il link, le immagini, paragrafo e i titoli, ovviamente. Siete pronti anche voi per costruire il vostro sito web? Cominciamo con i titoli che vanno dal tag H1 fino a H6, con H1 che rappresenta il titolo principale e H6 il meno importante. Ecco come appaiono in una pagina web. I titoli non sono solo importanti per l'estetica del sito, ma anche per l'ottimizzazione sui motori di ricerca SEO e per organizzare i contenuti in modo chiaro. Un buon consiglio: usa un solo H1 per pagina e successivamente gli altri livelli per suddividere il contenuto. Per aggiungere del testo alla pagina usiamo il tag P per i paragrafi. Ogni paragrafo va racchiuso tra i tag di apertura e chiusura. È un modo semplice per separare e organizzare il contenuto testuale della pagina. Il prossimo tag che vediamo è il tag A, che serve per creare link. Il segreto qui è l'attributo href, dove specifichiamo la destinazione del link. Ecco un esempio di come fare. Quando clicchi su questo link verrai indirizzato a Google. Puoi creare link a qualsiasi pagina web e persino ad un'altra pagina del suo stesso sito. In un sito web non sarebbe completo senza immagini. Il tag img permette di aggiungere immagini nelle nostre pagine. Ha bisogno di un attributo src, che sarebbe search, che specifica il percorso dell'immagine, e alt, che è una descrizione testuale dell'immagine utile per l'accessibilità e per i motori di ricerca. Ecco un esempio. L'attributo alt è fondamentale per chi utilizza lettori di schermo e per migliorare l'indicizzazione. Vuoi aggiungere elenchi puntati o numerati? Il tag ul o ol sono perfetti per questo. Il tag ul crea una lista non ordinata, mentre il tag ol crea una lista ordinata. Ogni elemento della lista viene inserito all'interno del tag li. Le liste sono molto utilizzate per organizzare le informazioni e creare sezioni chiare nel tuo sito. Facciamo una breve pausa per vedere come questi elementi appaiono nel browser. Ecco la nostra pagina con titoli, paragrafi, link, immagini e liste. Semplice ma efficace. Infine parliamo dei tag div e span. Questi due utilizzati principalmente per organizzare meglio il layout della pagina. Il tag div è un contenitore di blocchi che racchiude intere sezioni di contenuto, mentre span è un contenitore di inline usato per applicare stile a singole parole o parti di testo. Ecco un esempio veloce. Questi due tag diventano molto utili man mano che approfondiamo il layout e il design del nostro sito, e nei prossimi episodi vedremo anche come. Ed ecco la nostra prima pagina web con vari elementi. Puoi vedere come tutti questi tag lavorano insieme per creare la struttura ben organizzata. Ora che abbiamo esplorato i tag fondamentali di HTML, siamo pronti per passare al passo successivo: aggiungere uno stile al nostro sito web, il CSS. Quindi, nel prossimo episodio, vedremo come possiamo trasformare una pagina semplice come questa in qualcosa di molto più attraente visivamente. Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti nulla dei nostri video.